In molti sapevano cosa accadeva nell'asilo degli orrori, ne sono convinti i genitori dei bambini maltrattati dalla maestra Mariangela, 44 anni, non di ruolo, incastrata dalle telecamere nascoste dai carabinieri nella scuola dell'infanzia De Nicola di Barletta. Erano convinti di lasciare i propri figli nelle mani di educatori amorevoli e invece si sono ritrovati bambini aggressivi e insicuri, affetti insomma da disturbi socioaffettivi. Conoscete la maestra Mariangela? Purtroppo sì, perché è stata docente di mia figlia. Noi pensavamo di portare i figli nel posto più sicuro del mondo, però così non si è rivelato. Ovviamente adesso prenderemo le giuste misure. Io mi sentivo tranquilla anche quando le prime voci incominciavano a girare sulla condotta della maestra. Poi ovviamente le immagini che abbiamo visto in tutta Italia hanno commentato il comportamento di docente, insomma, è una parola non attribuibile a una persona che adotta determinati comportamenti. Se per sbaglio faceva cadere un biscotto, il mio bambino a casa si metteva in punizione da solo, spiega un'altra mamma. E c'è anche chi racconta che il proprio figlio veniva picchiato anche mentre dormiva, tanto da risultare affetto da seri disturbi del sonno. Qualcuno ci dice che le voci si rincorrevano da tempo e che era impossibile che nessuno sapesse. Era nell'aria, però si sapeva. Si sapeva, da si quanto sapeva. tempo? Dall'inizio dell'anno aveva questi atteggiamenti, quindi Speriamo che le indagini vadano a fondo dell'accusa e scoprano anche chi magari ha voltato le spalle a questi genitori. Intanto l'interrogatorio della maestra davanti ai magistrati è stato fissato per venerdì prossimo.